Nonostante tutto, Gustavo Töni, ci sembra logico a questo punto fare un passo indietro per dare ad Herbert Plank quello che è di Herbert Plank, ma anche per raccontarvi l'ultimo curioso e imbarazzante capitolo dedicato alle ormai celeberrime solette e scioline. I due argomenti comunque sono fra loro strettamente connessi. A distanza di 2 anni dalla sua esplosione nella sua prima vittoria in una libera di Coppa del Mondo, in Val d'Isère, Herbert Plank è planato sul traguardo ai piedi della Jungfrau 20 centesimi di secondo prima dell'ex imbattibile Franz Klammer. Questo accadeva l'altro ieri, venerdì, nella discesa di recupero che non si era potuto disputare a Garmisch per mancanza di neve. La pista era dura, se non proprio gelata, ed era inoltre amputata della picchiata iniziale e di circa 700 metri di quei falsi piani che fanno del tracciato